Francesco, se vieni qua, te famo un bisteccone con osso così, mi raccomando, aspetta, è più lungo della Coppa Italia sto bisteccone. Che è l'ultima cosa che abbiamo vinto, mi sa, no? Barba, tu non mi hai detto, ma però una volta questa roba si faceva con la carta di credito, no, adesso era da Coop comunque. Comunque no, parli te che te sei, per cavallo non hai lasciato, tieni, dici a me, andiamo, vada, che siamo arrivati al sesto piano. Ciao Ste, ben arrivato. Ciao. Ciao. Allora, ciao. Lui signori... Ciao. Ciao Stefano. Lui signori ciao. È Stefano, Stefano Marzetti, se la comanda qua dentro, dentro questa stamberga. Allora amico mio, ecco. Senti, ti ho portato 2,2 kg... Di bontà. Esatto, di una carne molto deliziosa australiana. Vedi che poi faccio, ci sta mezzo metro d'osso. Ti ho portato Francesca. Ciao Francesca. La mia amica, collega, diversami ancora. Sì. Poi faremo un giochino con lei. Mm-hmm. Lo scopriamo dopo il giochino che facciamo con te. Lo scopriamo dopo, lo scopriamo dopo. Ragazzi, se volete scoprire il giochino che facciamo con Francesca, dovete vedere tutto il video. Chiariamo subito una cosa. Dimmi. In carta, in questo bellissimo ristorante, ce l'hai un bisteccone del genere? No. No, quindi non si fa qua dentro. No, però ci possiamo lavorare però sopra. Però se no. Sono convinto che se ti do sta roba tu ci crei qualcosa, no? Mi stai scherzando, sicuro. Dai, no, da, come, da dove cominciamo? Cominciamo dalla cottura. Vai, te seguiamo. A Francè, devi sapere che questo ristorante è in odore di stella Michelin. Ok. Però a me, francamente, dell'odore da stella Michelin non me ne può fregare di meno, mi interessa l'odore del bisteccone, solo quello. Lo chef mi è un attimo sparito, ragazzi, ma già mi è caduto l'occhio su una cosa, guardate che si sta inventando. Ah, eccolo qua, è ricomparso. È tutto contento, guarda. Non avevi mai visto la bistecca? No. Cioè, sei contento per Francesco o per la bistecca, scusa? La bistecca. La bistecca, ok. Comunque ragazzi, devo ringraziare Gabriele. Gabriele è un giovane imprenditore che si è messo a vendere carne online, è un macellaio, ma è anche un imprenditore, e nel suo sito Brizzi Selection trovate queste sventole qui. Grazie Gabriele che mi ha mandato questa bistecca. Ci tengo a dirlo, non è un video sponsorizzato, è un atto di generosità di Gabriele. Brizzi Selection, che vende tante cosine buone. Vi do un consiglio ragazzi, andate sul suo sito, perché questo è un ragazzo che merita. 23 anni, si fa un culo così dalla mattina alla sera. Io quando vedo gente che getta il cuore oltre l'ostacolo e si fa un culo in questo periodo, si merita tutto il mio amore, tutto il mio affetto. Ti è dannato, io qui mi sto a perdere. Intanto leviamo l'osso, sembra brutto, invece vedi una cosa molto bella. Levi l'osso al tomahawk. Ti fidi? Lo sai pronunciare? Ciao. O parli in inglese? Lei? Yes. Yes. Senti, tu sei più grosso, ci vuoi dare una mano a tagliare, che questo non gliela fa. Che ruolo c'ha questo? E lui fa... E butta fuori? Sì. Ah, ok. E butta dentro, fa. Taglia osso. È una qualifica importante il taglia osso. Nunzio, poi se ripassi c'è l'osso per te, ok? No, no. Tu lo sei meritato. Buono. L'osso a Nunzio. Ma grazie, Nunzio. Tu va con l'osso? Io lo vedo vero? Sì, ma che io? Hai detto che era mio. Sì, ma no, crudo. Francesca ha trovato una sua competitor, vero? La patata sudamericana, che si chiama come? Come si chiama? La yucca. Yucca? Brava. Ma è catcalling questo? Miau. Come siamo cringe. Boh, che fai? Questa dentro la sacchetta di plastica? Vai, fila. E dentro che ci metti gli odori? Dimmi se sbaglio, ma lo sai questa tecnica io dove l'ho vista fare? In Nord Europa, Lituania, Lettonia, sì, Estonia. No, dice che ci stavi a fare in Lituania, Estonia. Vogliamo sapere. Fatevi gli affari vostri. Noi lo vogliamo sapere. Allora, carne. Sì. Rosmarino. Sì. Fettiamo un bel bicchiere di vino rosso. Buono. In vino Veritas, vai, vai. Olio. Sotto vuoto? O la chiudi e basta? No, no. Vai, vai. Ti segue. Sì, sì, ti segue. Vai, vai. Annunzio, che stai a fare con l'osso? Sto solo a bollire. Lo stai a bollire. Ma poi ce lo ridai. Certo. Va bene, ce lo do pulito. Grazie Nunzio. La canna la mangio io. Va bene, grazie Nunzio, buon lavoro. Ma che ci famo con questo? E poi un po' brilla, metta a molla. Nota tecnica, dice che stai a fare nel dettaglio, spiegaci bene. Allora, sotto vuoto, vino, rosmarino, la mettiamo a mollo per 60 gradi per sì. 25 minuti. Così. E lasciamo lì. Olè, perfetto. E noi ci dedichiamo al contorno. Vai.
Sì, tua? Okay, aspettai? No, questa no. Lo so. Questa non è la patata sudamericana. No, è proprio questa patata. No, infatti, basta, questo che è? Ma di che? Madonna, ma insegna, questo è il sedano rapa. Ma questo è il cervello della mucca. No, vedi. Il sedano rapa. Sedano rapa. Sedano rapa. Questo è il sedano rapa. Mettiamo qua dentro. Sedano rapa col sale, grosso. Tanto che ti arriva la vampata. Vai. Vai, metti dentro. Confermo la vampata. Quanti gradi? 220 gradi per 50 minuti in circa. Ah, ok, e nel frattempo che famo? Andiamo a pulire cerase. Queste a Roma sono le cerase. Nelle altre parti d'Italia, io non so come si dice, ditecelo, scrivetelo nei commenti. Vabbè, ma la cerasa che ci famo? Questa è bagata? Ma no, io? Buono, che sto a contare. Ah, sto a contare. Perché che ci fai con le ciliegie? Puliamo le ciliegie, sì? Aspettiamo la cottura della carne, sì? Aspettiamo la cottura del sedano rapa che sta facendo, sì? Lo scrub al forno. Sì. E le ciliegie le saltiamo in padella, le facciamo all'agrodolce. È un accompagnamento che cercherà il contrasto con la carne, il sedano rapa e le chips di yucca. Le chips di che? Di yucca. Di mucca? Di yucca, di yucca. Che è la yucca? E te l'avevo detto prima, Michele. Ah, la patata amica tua, la tua competitor. Mi cugina. La patata sudamericana. Dicono che il sedano rapa è pronto. Eh no, andiamo a prendere. Vai, andiamo, valla a pia, che io mi sono scottato prima, vai, vai. Ma non è il gioco di squadra? No, no, io sono a braci, quando vedo quei forni gli do del lei. La cottura del sale è buona perché i sapori rimangono tutti all'interno. Benissimo. Il nostro sedano. Sì. E lo mettiamo, ovviamente un attimino gli leviamo un po' di liquidi, troppo umido. Troppo umido. Prendendo così facciamo pure un po' di cremina. Lo stai strizzando? Sì, lo sto strizzando. Vai. Qui ragazzi, nemmeno l'ufficio della NASA prima del decollo dello shuttle, ci sono decine di postazioni, l'olietto che sta friggendo che dovremo utilizzare, il fondo bruno della carne, la carbonella che si sta scaldando, l'osso che sta a fare non so che, sta là, lo chef che sta a trafficare e qua dietro lei che continua a bollire. Yucca. Olio caldo, mettiamo dentro. Ristretto di vino rosso e cerase, ciliegie, pronto? Sì, siamo. Vieni con me. Sì, sì, io ti seguo. Ah, tanto stai qua, sai, vieni con me. E voilà. O frulli? Primo strizzato, poi frullo, mica sono una lavatrice io. Ecco le nostre ciliegine e il vino rosso. Senti che profumo, mica. Guarda che brutta fine che ho fatto. Posso dire una cosa? A me piace tanto lui, mi sta a mettere vino dappertutto. Esatto. Io sono felice. Aspetta. E adesso lo facciamo ristringere sul fuoco. Certo, continua la cottura. Cioè questo è come mi hai ridotto l'osso del mio tomahawk. Sì. Ma è sbiancato. Sì, vabbè, non ho fatto la centrifuga. Ancora non ho capito che ci vuoi fare, però vabbè. Con la carne ci hai fatto il fondo. Bravo. Beh, quello col vino e le ciliegie, benissimo. Passiamo alla cosa seria, il motivo per cui sono qui. Direi che la questione è interessante. Ha cotto per 25 minuti a mollo a 60 gradi. Si è ammorbidita tutta. Tiè, parano le chiappe della vecchia. Guarda. Blind. Ma perché tutto che le chiappe delle vecchie, non ho capito mica. Tutto sta bene che posso dare nello specifico, però parano le chiappe della vecchia. Questo mi ha sbiadito l'osso e mi ha fatto diventare viola, mi ha colorato la carne. Profuma intenso di rosmarino e vino. Qui hai fatto la brace, tiè. Guarda Nunzio com'è felice. Stefano, dimmi se dico giusto. È scura non perché si è bruciata, no, ma perché la marinatura l'ha resa scura. Perché nel vino c'è lo zucchero. Perché qualcuno potrebbe dire, ah, vedi, oh chef, l'ha bruciata. No, quella è la marinatura, esatto, che l'ha resa scura. Nota e poi tecnica. Questa la marmorizzazione del grasso che insieme allo zucchero del vino ha caramellato la carne. Pensa che roba che fa. Proprio la marmorizzazione. Madonna, dai, va. Mo che famo? Facciamo riposare e poi la tagliamo. Hai trasformato l'osso del tomahawk in un piatto praticamente. Una barchetta. Una barchetta. Accompagnato con foglie di sciso, abbiamo fatto queste tapas di sedano rapa cotto al forno. Sì. Mi raccomando Matteo, quando descrive il piatto velocizza tutto, perché io voglio parlare della carne, non dell'osso. Però ti va dato atto che sei un gran mestierante. Bravo. L'odore è qualcosa di inebriante, di mai sentito prima. È meraviglioso.
sono quasi emozionato. Pure io, la lasciamo così? Non lasciamo so. Così, appiattiamo così. Non la tagliamo. Vado. Vai, vai. Vediamo un po' la cottura. Signori, signori, siamo a livelli altissimi. Mamma mia, cottura rosa, 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 delicata, raffinata. Mamma mia, senti il culetto, dammelo, lo devo dare un amico mio. Nunzio, come promesso, ti è il primo, eh? No, nuova piada la lama, nu. Piada, è così. Grande Nunzio, rustico una cifra, com'è? Buona? Quello c'ha la faccia che non mente comunque. Ci mettiamo un filo d'olio. Qua sotto ci stanno le ciliegie. Sì. Sopra c'è la carne. Queste sono le chips della patata sudamericana. La yucca. A me piace vivere le vostre cucine. Imbellettato a tavola non mi trovo molto a mio agio. Però qui passano un sacco dei VIP, insomma li bazzichi i VIP. Chi ci hai avuto? Hanno di Sarkozy, George Clooney con la compagna, Bandera, si è venuta diretta alle 8 con Cagliamann. Poi chi altro c'è? Calciatori, tanti calciatori da Roma e da Lazio. Ti chiedo, c'è sta qualcuno a cui lo vorresti servire che non un VIP che non è mai venuto? Tu te che squadra sei? Da Roma. Sei da Roma? Sì. Sei come me. Sì. Al capitano gliela volemo proporre? Il problema io al capitano. A Francesco? A Francesco Rotti. A Francesco, se vieni qua, te famo un bisteccone con osso così. Mi raccomando, aspetta, è più lungo della Coppa Italia sto bisteccone. Che è l'ultima cosa che abbiamo vinto, mi sa, no? Francesco, ti aspettiamo, ok? Questo è per te, io porto la carne, Francesco Ardino. E lo chef fa tutto questo assembramento che è tanta roba. Che non è poco. Mamma mia. Vai, Gesù, vai, vai. Vieni Francesco, vieni, guarda che sorpresa che ti ha organizzato, bracciami ancora. Vieni, vieni, vieni. Madonna santa. Beh, amici di Bracciami Ancora, siamo oggettivamente su una delle terrazze più belle di Roma. Vi spiego, vi faccio un po' una visita guidata. Là ci sta casa mia, ma questo non frega un cazzo a nessuno, ok? In realtà lì abbiamo San Pietro, là ci abbiamo il Pantheon, Altare della Patria, Quirinale, e se volete andare a quel paese, proseguite dritti e arrivate a quel paese, ok? L'idea di venire su in terrazza è stata bella, ma un po' difficoltosa perché c'è tanto vento, te smonta il piatto gourmet. Pochino, però. Facevi più ignorante, non si smontava, ma voi l'ignoranza non sapete che, te preoccupate, ce la metto io l'ignoranza. Era improvvisata. Corchetta, coltello, carne. Allora, Michele. Dimmi tutto, Fra. Adesso inizia il giochino. Sì? Inizia il giochino, bene. Ok? Allora adesso tu mi devi sentire bene, bene. Sì. Tutti i sapori. Dacci tu, quanto cazzo è buona sta. Non me l'avevano detto che la ciliegia ci stava così bene. Macerata. Qui è proprio mortacci quanto è buono, però ho detto con eleganza. Eh sì, okay. La sciccheria. È molto dillo, elegante. Mortacci quanto è buono. Dillo la francese. La seconda è pure meglio. Quanto ci sta bene sta ciliegia. Buona, eh? Io ho portato due vini. Sì. Adesso sai che faccio? Te la rovino sta carne. Me la rovini? Te la rovino. Come me la rovini? Praticamente con vino la rovino e con altro la esalta. Hai capito però. E i vini dove stanno? Te la direi i vini. Ci sta bene la ciliegia, no? Ci sta bene tutto. Io ho portato due vini. Questa è un'azienda molto giovane, Colle Onorato. Qui abbiamo Rosso Piceno. Che vuol dire? Abbiamo un 40% Sangiovese, 40% di Montepulciano, poi abbiamo un 10% di Merlot e un 10% di Lacrima. E invece qua abbiamo un Pinot Nero. Pinot Nero in purezza. Questo è stile Borgogna. Però il Pinot Nero fatto in Borgogna si dice che puzza un po' di pollaio. Rustico in questo senso. E forse, infatti io ci vado a nozze con una cosa che puzza di pollaio. Assaggiamo, dai. Pinot Nero? Io vado col Pinot Nero. Senti che naso? Mm. Allora, assaggia prima il vino è buono, è un ottimo vino. Primo assaggio fatto. Lo siamo torto alle scatole. Secondo assaggio. Passiamo nelle Marche. Facciamo insieme? Secondo il mio parere, il Piceno spacca questa carne. Perché? Per me è un accostamento accettabile proprio. Secondo me, il primo non c'entrava un il secondo gliela molla, nel senso sì. Che ci sta proprio come il cacio sì. Sui maccheroni. Che dici? Abbiamo azzeccato? Sei stai bravissimi! Sì, abbiamo indovinato. Fattore C, io. Fattore C è fondamentale. No, allora, oramai ragazzi, un po' di palato lo abbiamo fatto. Comunque, Francesca, mi hai stupito per l'ennesima volta. Hai indovinato il vino, pure sto giro.
Ragazzi, grazie. Grazie. Voi continuate a te, chiacchierare, Michele. Io vado a concludere questo video. Ragazzi, di solito io i video li finisco sgranocchiando l'osso che rimane, ma sto giro, sto cavolo del chef mi ha praticamente pulito e raschiato l'osso, non me lo posso nemmeno rosicchiare, cioè mi è rimasta praticamente la ciliegia. Credo però, ragazzi, di avervi detto tutto. Grande esperienza, bellissima esperienza, Stefano, bravissimo. E i vini di Francesca, ragazzi, ci stavano veramente bene. E credo davvero di essere stato esauriente. Abbiamo esaurito tutte le cose che c'erano da dire. Un abbraccio, ragazzi, e che la brace sia con voi. Al prossimo video. Ciao!